Anche gonna di jeans. C'è una cosa che vorrei chiederti. Non ci vorrà molto. Comunque no, Zef, cercami su YouTube, Wake Up, mi trovi. Eccola qua, là. Grazie di nuovo. Oh, lo conosci? Yoshizawa? Sì, mi ha aiutato l'altro giorno. Ma noi siamo cattivissimi. Ti consiglio di tenerti alla larga dai tipi come lui. Se hai un minimo di riguardo per il tuo futuro. Ricorda la nostra discussione. Ci sono studenti qui con cui non ti conviene invischiarti. Mi fa il lavaggio del cervello questo qua. E questo qui è in cima alla lista addirittura. Oh, il nuovo studente delinquente. Studente delinquente. Sorry to interrupt, but I need to use the guidance office. Oh, pardon me. Fuori dalle palle. We should be going too. Don't wanna get... Meglio se andiamo anche noi, non vogliamo disturbarti mentre fai consulenza a questo delinquente. Vogliate scusarci? È sempre carinissima. È un po' secca, c'è le gambe veramente. Dopo di te. Andavo dritto al punto. È successo qualcosa tra il professor Kamoshida? Perché lo chiedi? Beh, c'è stato quel piccolo scambio di poco fa, ma non è solo quello. Abbiamo avuto una breve discussione stamani ed è uscito il tuo nome. Qualcosa riguardo ai rischi della mancanza di supervisione. Non voglio impicciarmi, ma cerca solo di non creare problemi, ok? E un'altra cosa, tutto qua quello che volevo dirci. Quella ragazza lì fuori non le hai affatto dell'avance, vero? Cos'è, tua figlia? Aveva un fiocco grazioso. Professore Kamoshida ti sta tenendo d'occhio. Pare che tu abbia già fatto combriccole con un Sakamoto. E a quanto pare conosci anche lei. Magari sei spontaneamente attratto dagli sportivi? Io faccio crossfit. Devo dire che a crossfit hanno dei bei sederini le donne, però sono un po' troppo piatte per i miei gusti. Ti basta come risposta? Capisco. No, non sono attratte dalle sportive in particolare. Scusi, ma pessima battuta. Beh, non volevo discutere d'altro, puoi andare. Sì, sono un po' più sulle curve, io direi. Ah, una secca preferisco una chubby. Per capirci. Però poi dipende molto. C'è una CrossFit che ha due occhi verdi, che sono... Anche dietro è molto interessante, ma anche il viso è proprio molto carina. Però sono tutte un po' piatte. Un po' tutte secche per i miei parametri, diciamo. Andiamo avanti. Kamoshida era al cancello della scuola stamattina. Era in piedi che mi guardava con quel sorrisetto di merda in faccia. Probabilmente ti stava prendendo in giro, maledetto. Però vederlo così mi ha motivato ancora di più. E dobbiamo farcela, a qualunque costo. Che bello, c'è il punto esclamativo. Già, sono preoccupata per Shio, ma voglio concentrarmi anche sul nostro piano. E questa volta non mi stancherò così facilmente. Consiglio si riunisce il 2 maggio, giusto? Dobbiamo risolvere la cosa prima di allora. Ok, abbiamo la deadline. Sono pronto. Anche io. Farò del mio meglio, non fate nulla senza me, ok? Già, vedete di avvisarci quando entrate nel palazzo. Tranquillo. Lo faremo. Io la serie su YouTube l'ho vietata ai 16, in realtà sarebbe vietata ai 18, però... Voglio dire, è accompagnata da un adulto e quindi possiamo anche abbassare, no, l'età. Poi... Stiamo scherzando, voglio dire, non è che stiamo dicendo qualcosa di... È finito nei guai il primo giorno di scuola. Quei tipi saranno espulsi. Nessuno vuole un piantagrane a scuola, specialmente col coltello. Tutti hanno grandi aspettative verso la nuova ragazza.
Maledizione, è perfetta. Chissà se ho qualche chance con lei, ovviamente, come tipico degli ormoni, dei ragazzi con gli ormoni a mille. Figurati se non si domandano sempre se non hanno qualche chance con le ragazze. Comunque, finalmente è il momento di eseguire il piano. Scommetto che gli altri sono pronti a muoversi al segnale. Bene, lascio a te la pianificazione. Ok, abbiamo una scadenza. Se non riesci a portare a termine il piano della prima scadenza, prima della scadenza scatterà il game over. Stai sempre attento al tempo che resta a disposizione. I palazzi contengono molti nemici potenti, consultati con i tuoi alleati e sfrutta le diverse strutture presenti in città per garantirti un'infiltrazione vincente. Come mission start è scritto sulla lavagna, non ho capito. Se hai del tempo libero e non sai cosa fare, premi per aprire il comando assistenza e vedere cosa puoi fare e chi puoi incontrare. Se le funzionalità di rete sono attive, puoi usare il digitale per vedere il registro delle attività. Ti mostrerà cosa hanno fatto gli altri giocatori nella stessa giornata. Ok, lo facevano anche Persona 4 Golden. Il registro delle attività. No, cos'è che faceva là? Forse mi sto confondendo, so che c'era. Forse ti diceva cosa avevano scelto, non mi ricordo. So che è una cosa che hanno messo anche nei Walking Dead, per esempio, sin dall'inizio, no? Che ti diceva, ah, il 10% ho scelto di risparmiare tizio, eccetera, eccetera. Comunque, il registro d'attività è uno strumento che ti aiuterà nel tempo libero. Per saperne di più, consulta il tutorial. Dunque, vediamo un attimo. Adesso, appunto, ha aumentato assistenza, vediamo così. Comando assistenza. Dunque, senza cosa fare, eh? Premi questo per aprire l'assistenza confidente e scoprire quale confidente è consigliato per quel momento della giornata. Questo è un aiuto che non mi pareva ci fosse una Persona 4 Golden. Eri tu che dovevi stare a consultare i social link e ragionare. Hanno aggiunto questa cosa, quindi. Usa X per aprire assistenza status, scoprire quale attività invece è consigliata per te. E premi il quadrato invece per riunire tutti a ritrovo. Inoltre, se la funzionalità di rete sono attive, puoi usare appunto per vedere. Ok. Ok, 53 sono andati subito al palazzo. Mentre invece il 37% hanno scelto, 37% ha scelto di stare con Takemi. Il livello medio dei giocatori a questo punto è il 7. E fammi vedere una cosa. E stavamo guardando prima statistiche. E noi siamo a livello 5 in questo momento. Doti sociali, eccolo qua. Ci sei, Zef? Mi spieghi cosa c'è scritto lì? Fasano, c'è scritto Fasano. Colà, accentata. Ma che cavolo? Ah, fascino! Scusatemi, ma si può attaccare la lettera così? Fascino, sì, è giusto, è cioè non siamo affascinanti. Mamma mia! Io sono un po' stordito, però voglio dire, così io, per me è una A quella lì. No, in effetti la A di là è diversa, non, è colpa mia. Fascino. Fasano, ma che cavolo stavo dicendo? Vabbè. Persona. Prossimo livello 14 punti. Ah, questo è Ryuji però. Morgana. Ma la persona ci fa vedere solo, scusa, quella attiva. Perché non vedo con R1 passa semplicemente al personaggio. Ladra gitana di un romanzo di Mérimée che divenne famosa grazie all'opera di Bizet. È una femme fatale, bellissima ma molto capricciosa. Facciamo l'azione.
Capitan Kid forse non abbiamo letto. Corsaro del 17 secolo che divenne un famosissimo pirata. Al momento della sua esecuzione dichiarò di aver nascosto un tesoro, creando così molte leggende. Zorro. Spadaccino mascherato, che questo è per il gattino, che combatteva in nome della giustizia contro la corruzione durante il dominio spagnolo in California. Al suo passaggio lasciava sempre un segno a forma di Z con la spada. Zack dice che sembra, sembra One Piece, in effetti. Ok, però mi dispiace che qua non possiamo vedere... Ovviamente di loro non abbiamo le statistiche perché non c'entrano niente, sono noi che dobbiamo tirare su. Va bene, confidente. Ok, torniamo qua un attimo invece. Trova confidenti. Vai. Ah, ok, sono andati qua. Oh, è la tua prima visita alla biblioteca? Comunque è mio compito spiegare le regole della biblioteca ai nuovi studenti, per cui usare la biblioteca. Puoi prendere in prestito dei libri dalla biblioteca, inoltre se trovi un tavolo libero puoi sederti a leggere o studiare. Quindi facciamo ancora tempo a tornare indietro, mi sa. Saranno aggiunti altri libri col trascorrere delle stagioni. Passa per vedere cosa hanno. Ricorda di riportarlo. Ricorda di rip... perché? Vabbè. Quel distintivo. Sei del secondo anno? O per caso sei quel nuovo studente di cui parlano tutti? Proprio così. Lo sapevo. Ecco, non voglio essere scortese, ma forse non dovresti venire qui. Ma scusa, ma non avete manuali per diventare più esperti nelle rapine? Stai spaventando anche gli altri studenti. Oh, non voglio dire che non puoi usare la biblioteca, ma... Che accoglienza, ed è così ovunque, non possiamo farci niente. Gli altri studenti hanno paura di te, percepisco molta ostilità. Guarda quell'angolo studio, qui puoi aumentare conoscenza e coraggio. Insieme o uno e l'altro, probabilmente uno o l'altro. Giovani mancanti, l'espulsione 14, non l'avevo ancora guardato su in cima. Ah, abbiamo un... come si faceva per il messaggio questo. Dunque, che facciamo col palazzo? Non ci troviamo? Se non sai cosa fare, buttiamoci. Cosa vuoi fare? Ce la doniamo a ritrovo ed entriamo nel palazzo? No, aspetta un attimo. Allora, facciamo così, volevo parlare con la... Anzi, forse lo possiamo fare già da qua. Confidenti. Ok, lei è disponibile. Aspetta, facciamo mappa. Ok, parliamo prima con questi, va? Poi ascoltiamo cosa hanno a dire. È raro vedere Takamaki in classe, di solito scompare nel nulla, però, amico, è proprio carina. Se fosse la mia tipa, me ne vanterei in continuazione. Lascia perdere, idiota, e poi uscire con lei sarebbe troppo impegnativo. Emana cattive vibrazioni. E tutte le ragazze la ignorano, e poi è la donna di Kamoshida, ricordi? Come no? Queste cosa dicono? Non possiamo... Ma scusa, qua... Sì, le attività mi stanno uccidendo. Cosa potrei prendere per alleviare lo sfinimento? In questo caso, perché non provi quest'olio per il corpo chiamato olio del recupero? Lo trovi a negozi di cosmetici nel centro commerciale sotterraneo della stazione Shibuya. Ok. Olio per il corpo? La prossima volta gli do una chance. Wow, un olio per il corpo che può alleviare la fatica. Sembra incredibile, non trovi? Queste due sembrano sempre parlare di cibo e tendenze. Ci conviene ascoltarle spesso. Ok. Quindi abbiamo le specializzazioni.
prima parliamo con la nostra, anzi andiamo qui in fondo, sentiamo queste qua. Dicono che il professore Kamoshida sia su tutte le furie. Pare che Elfman-kun, Mishima-kun e quel teppista di Sakamoto verranno tutti espulsi. Prima col tentato suicidio, adesso l'espulsione. Ma che diavolo sta succedendo? Il mondo è impazzito da quando è arrivato quello studente nuovo. Perché mettersi contro Kamoshida? No, anzi, parliamo prima con Mishima, perché se... Eh? Sacca sportiva. Le scarpe sono proprio rovinate. Cosa ci fanno... Cosa vi fanno fare durante gli allenamenti qui? Elfman, non pensavo che sarebbe finita così. E ora che faccio? Se Kamoshida continua a starmi addosso, per me è la fine. Questo qua. Ok, vediamo se possiamo magari uscire con lei. Come potevo pensare che sarebbe finita così? Non mi perdonerò mai per avergli obbedito. Oggi andiamo dentro, vero? Non so se è presto, però in realtà dobbiamo anche livellare, quindi ci vediamo sul tetto. Si potrebbe anche fare. Spero che tutti understand that our time limit is May 2nd. We basically just have to go to that castle and steal the treasure from Kamoshida, right? But wait, what even is a treasure? I want to know that before we do anything. A treasure is the physical form of the palace ruler's distorted desires. In other words, it's the core of the palace. Once we steal it, the palace will crumble. Credo. Having said all that, even I don't know what Kamoshida's treasure is going to be. And where can we find it? There's no way of knowing that until we go in and find out. But if I had to guess, I'd say he has it locked up somewhere. Think I get it now. We just gotta find the treasure, yeah? Pretty much. There's just a lot we won't know until we go in. In any case, our objective is to find the treasure's location somewhere in the palace. Make sure we go about this with time to spare so we can avoid any unforeseen circumstances. Tra l'altro mi stupisce che erano già a livello 7 gli altri. Di media. Quindi vuol dire anche livello 10. Prima di infiltrarsi in un palazzo, controlla i tuoi progressi con l'opzione tieni una riunione. Ascolta le opinioni dei tuoi amici e decidi il modo migliore per proseguire. Per selezionare infiltrati nel palazzo ti porterà al palazzo. Non puoi acquistare oggetti al suo interno, perciò assicurati di essere ben preparato. Quando farai ritorno da un palazzo sarà ormai notte. Se il tempo dovesse scadere scatterà il game over. Tieni sempre d'occhio il tempo rimanente. Cioè, il discorso è, in quella giornata, se decidi di andare al palazzo, è l'unica cosa che farai. Ok, automaticamente nel momento in cui tu vai dentro, tra virgolette, grindi farmi, nel momento in cui ne esci, perché vabbè, non hai più sostanzialmente medicine, eccetera, o per riempire i punti magici in particolare, che per ora non abbiamo queste cose, esci ovviamente, quindi hai farmato un po', ma esci, ma hai concluso lì la giornata. Ok, tieni una riunione, infiltrati nel palazzo. Non potrò mai perdonare Kamoshida, devo vendicare Shio. Ehi, non agitatevi troppo, c'è ancora un po' di tempo. Esaminiamo la situazione attuale. Diamoci il tempo di indagare. Dobbiamo scoprire dove nasconde il suo tesoro. Dovremmo trovare una soluzione al problema delle ombre. Non sarebbe meglio cercare di non farci scoprire? Ce la stiamo cavando abbastanza bene, non credo ci sia molto di cui preoccuparsi. Mi sto domandando se appunto non è bene fare un giro, evitare magari troppi scontri e cercare di vedere dove ste... ste tesoro e con il mira di far quello. Comunque, per il momento non dovrebbe esserci altro. Scopri dove è il tesoro, possiamo andarci, dai. Ma cavoli, che c'è? Niente, stavo solo pensando che dovremmo scegliere un nome in codice anche per te, ma c'è già un nome in codice.
Io sono Skull, lui gioca e lui va in Mona. A giocare al tuo costume. Insomma, alla coda e tutto il resto, perciò... Che ne pensi, Atom? Ah, ok, non è Lady Anne. Dai. Aspetta, è così che mi chiamerete d'ora in poi? Non ci sto assolutamente. Come vorresti che ti chiamassimo, allora? Qualcosa di meglio di una gattina. Ai ai ai, decida lei. Magari Panther. In rosso. Sono piuttosto bene, no? Perché? Perché sembra più feroce? È una panterona, ma si è vestito di rosso, non ci sta. Non chiamarmi così. Concentriamoci sul Kamoshida. Oh, giusto, andiamo. Panther, quindi, non so. È deciso così. Ok, ripartiamo da zero e andiamo avanti. Da qui in poi inizia la festa. Lungo la strada vi insegnerò i rudimenti dell'infiltrazione in un palazzo. Ci conto. Oh. Il padrone vorrebbe parlarti. Magari se glielo dice agli altri, non so. Vediamo cosa ha da dirci Igor. Molto bene, si direbbe che tu abbia fatto tesoro dalle mie parole. La tua riabilitazione vale davvero lo sforzo. Cosa significa? Non sto cercando di nasconderti delle informazioni. L'essenza della riabilitazione che devi portare a termine ti verrà spiegata a tempo debito. Quando avrai conosciuto degli alleati che sposano i tuoi ideali e avrai scoperto il tuo posto nel mondo. Solo allora ti spiegherò tutto. Tale giorno non deve essere poi così lontano. Questa volta desidero introdurti ai servizi che possiamo offrire. Servizi? Grazie al tuo potenziale, che ti concede il potere del Jolly, puoi controllare più di una persona. Giusto, noi abbiamo più persone, però. Tale potere costituisce infinite possibilità. Noi ti assisteremo nell'affinare questo potenziale. A tal fine dobbiamo sacrificare la tua persona. Non allarmarti, le persone sono personalità che dimorano nella tua interiorità. Ergo, non farai altro che scartare le vecchie personalità per farle rinascere come nuove. Rigettando la tua vecchia identità, ne generi una nuova, pertanto chiamiamo quel rito esecuzione. Considera come una fusione delle tue persone. Per cominciare, seleziona la prima persona che desideri fondere. Ora, prima di nominare la seconda persona, permettimi di dirti una cosa di assoluta importanza. Ti ricordi quando ho citato il valore dei legami con i confidenti? Le persone sono il potere del cuore. Più forti sono quei legami, più forti saranno le tue persone che crei, che puoi creare alla fine. Insomma, gli effetti dei tuoi legami sull'esecuzione o sulla fusione, se vuoi, sono considerevoli. Fondendo una persona che condivide il suo arcano con i tuoi legami, essa ottiene un enorme potere. Sarà un principio essenziale per le tue incursioni nelle fusioni, cerca di non dimenticartelo. Inoltre, devo metterti in guardia su un aspetto. Non puoi creare una persona che superi il tuo attuale livello. Questo perché ti sarebbe impossibile gestire una personalità di tale potenza. Forza, esamina i risultati della fusione e scegli una persona alla tua altezza. Impossibile. Quindi non ci teniamo alla prima persona che abbiamo conosciuto. Questa è la forma prevista, o che perlomeno si è rivelata in noi, per la tua nuova persona dopo la fusione.
È possibile far ereditare loro delle abilità che non acquisterebbero normalmente. Abilità e specialità sono distinte le une dalle altre. Le abilità sono trasferite tramite la fusione. Quindi cioè, possiamo... Ma questo cura e basta? Cura di gruppo però? No. Cura in fiamme, congelamento, folgorazione di un alleato. Storia, nome generico utilizzato dai maghi del folklore giudeo-cristiano per indicare famiglie di solito imprigionate in bottiglie, anelli o talismani. Tormentano il bersaglio indicato da chi li evoca. Agathion. Vabbè, dobbiamo farlo per forza? Conferma? Allora, scegliamo questo. Però è un danno leggero anche questo. Perché lo zio ce l'abbiamo già con Ryuji. Pendente. Il vostro legame con il confidente di rango 1 riceverà qualche nuovo potere? Sei davvero sicuro che questa persona sia accettabile? In realtà preferivo tenermi gli altri, però procediamo. Girls, let us begin. Ciao. Io sono Orsin, l'altro te che esiste nella tua interiorità. Anche se ora svanisco, resterò per sempre al tuo fianco. Ti incontreremo ancora quando il tuo fatto giungerà a compimento. Contento lui. Non ci fa vedere la decapitazione, no? Ah. Vai. Per guadagnare queste cose. Mi Agathion. Adesso sarò la tua maschera. Usami. Ma... Okay. Ammiro il confidente carro. Sta risvegliando il potere nascosto della tua persona. Ok. Praticamente, siccome abbiamo un confidente, bla bla bla, praticamente è andato al quarto livello automaticamente. Cosa ci darà dopo? Aumenta la difesa di un alleato per 3 turni. Ok. Davvero impressionante. Una persona più forte è nata dal sangue e dal corpo di quelle vecchie. Sarà la tua nuova forza. Dei deficienti, però vabbè. Cosa intendi dire? Il suo valore ti sarà più chiaro quando calcherai nuovamente il campo di battaglia. Raccogli le persone e portale qui. Raccogli in quantità, giustiziale e continua a dare vita a persone sempre più potenti. Sviluppare i tuoi poteri in questo modo avrà un ruolo cruciale nel tuo porti alla rovina. Per favorire la tua riabilitazione offriamo svariati rituali tra cui scegliere in materia di esecuzioni. Qual è il Dragon Quest? L'ultimo? Io ho giocato solo, mi sembra, il 5 sul DS e non mi ricordo. Oh. E a seconda del tuo impegno il nostro padrone potrebbe accettare di sviluppare nuovi rituali. Versa le tue lacrime di gioia, prigioniero. 8, dici. Era un quest 8. Nel tuo cuore cresce sempre più la forza della ribellione. La tua riabilitazione sembra procedere a meraviglia, un fatto certamente lieto. Nell'attesa di quel che verrà, ti ho preparato un dono. Spero tu voglia accettarlo. Percepisco un legame sempre più profondo con Igor. Rango 2.
Nuova abilità, terzo occhio, svela dettagli altrimenti celati allo sguardo premendo L2. Penso nel labirinto. Ora puoi usare... Attivare terzo occhio sia nel mondo reale che nel metaverso ti permetterà di vedere dettagli normalmente celati per rilevare indizi. Cos'è un aiuto? È un'abilità da ladro che permette di sfruttare il tuo sesto senso per vedere cosa si cela nell'oscurità. Ritengo tu possa gestirla adesso. Continua a dedicare tutto te stesso alla riabilitazione. Ora, se hai una qualche richiesta, la esaudiremo. Ok, ah, ok. Fusione delle persone, confidenti fusione, abilità ereditate, sono state aggiunte al tutorial, vabbè.